Siamo qui un mattino al termine del primo tempo, siete in vantaggio di 3-1, avete praticamente dominato questa partita, cioè questo primo tempo. La domanda che ti voglio fare è perché certe partite le fate così bene e altre partite magari giocate di meno? Che cosa vi manca Non lo per so, arrivare alle posizioni più alte? forse un po' di forza di volontà a volte c'è, a volte non c'è. Forse quando vediamo gli avversari che vincono tutte le partite, che sono comunque Sì, sulla anche loro carta più sono più forti, forti di voi, più. però cioè, sempre contro il Dream Team siamo partiti bene, però contro altre squadre, anche all'inizio del torneo, siamo partiti male, quindi alcune volte perdiamo, altre volte vinciamo, anche il fattore del gioco. Per quanto riguarda le fasi finali, tu ti aspetti una squadra come si è vista oggi o come Ma io spero arrendevole come altre partite? come stiamo facendo da 4 partite a questa parte, quindi è una squadra grintosa. Allora, in bocca al lupo. Siamo qui con Vittoria al termine di una grande partita, una grande vittoria contro una squadra molto difficile. E faccio la stessa domanda che ho fatto prima al mattino, perché in certe prestazioni date il massimo e in altre, cioè, diciamo, vi tirate indietro quasi? Molte volte dipende proprio da come si scende in campo, la mentalità fa tutto. Non importa la bravura di chi è in campo, importa quanto volontà ci mette, quanta determinazione, quanta testa ci mette. Se mette la testa si vince in campo. Diciamo che già dall'inizio del torneo siete una squadra molto molto pericolosa. In queste fasi finali cosa ti aspetti dalla squadra? Sicuramente vorremmo fare un cammino lungo, perché secondo noi abbiamo le possibilità di farlo, quindi puntiamo Hai assolutamente a questo. paura, diciamo, nei momenti di calo di tensione quasi? Giustamente sono un problema, però non ci devono fare paura, dobbiamo rimanere con la testa concentrata sul nostro obiettivo. Va bene, allora in bocca al lupo.